Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Mirror's Edge Catalyst. Allora, siamo qui di nuovo con Plastic, parla con Plastic, la metarete. Vabbè, facciamoci questa, già che siamo qui. Mi annoio. Ho trafficato un po' con i protocolli ambientali allegati della Città del Cielo, ma dopo la tormenta hanno fermato l'intero sistema. Ehi, ho un'idea. Mi farei entrare nella metarete. La cosa? La metarete. È una rete accessibile solo alle famiglie delle grandi aziende. Contiene informazioni e comunicazioni troppo delicate per renderle pubbliche sulla rete normale. Come si accede? Ho segnato i punti deboli di geolocazione della metarete. Se riesci ad accedere a quei punti, posso assemblarli e ottenere l'accesso. Non so di cosa tu stia parlando. Raggiungi i punti che ho segnato, al resto ci penso io. Ah, quando violerai il primo punto, la sicurezza cercherà di isolarti. Devi raggiungere tutti i punti prima che succeda. Ok, ho capito, credo. Sì, è una cosa presumibilmente da fare in fretta, allora. Va bene. Pala. Andiamo. Di prepotenza? Sì. Aia. Non è così. Con quanta leggiadria. Aspetta, non vedo niente. Capisco che mi vuole far mettere. Ok, qui. Vabbè, proseguiamo qui allora. Oppala. Presumo sia. Sì, sì, è questa la strada. Bella, occhio alle tibie. Grandissima. Aspettate che riesco a prendere quel... No, assolutamente no. Da tutt'altra parte. Vabbè, allora lasciamo fare. Aspetta, perché questo però ce lo giulliamo, eh. Sì, sti chip intanto li prendiamo. Poi nel caso abbiamo l'occasione di consegnarli da qualche parte. Aia. No, non è successo niente. Ma scusate, se io faccio... Cioè, in queste occasioni, se noi... ci diamo alla fuga senza perdere tempo. Aspetta, c'era un chip? No. Plastic vuole infiltrarsi nella metarete, una rete chiusa e riservata all'elite del conglomerato. Per riuscirci può sfruttare certi punti dati di geolocalizzazione simile alla falle, simile alle falle rete, ma avrà bisogno del tuo aiuto. Dovrai accedere a tutti i punti dati all'interno di una data zona. Plastic si collegherà grazie a te, ma una volta raggiunto il primo dovrai affrettarti a completare l'incarico prima che il firewall blocchi tutto o dovrai ricominciare da capo. Bene, presumo che qui lo rifaremo mille volte. Ah, la rete da runner ce l'ha disattivata. Prendi tutte le falle codifiche, fai attenzione dopo. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Presumo siano questi, non lo so. Proviamo. Il protocollo di sicurezza è attivo. Raggiungi gli altri, Fink. In fretta. In fretta, non esageriamo, io ci provo. Stai andando bene, Fink. Sì, eh. Ne mancano pochi per ottenere l'accesso. Aspetta, l'ha preso, mi sa, eh. Sì, sì. Aspetta, 8 secondi. 8 secondi. 3 secondi. Ok. È pieno di roba interessante. Ti farò accreditare una parte del compenso, Fink. Ci mancherebbe. Questo ce lo prendiamo. Abbiamo un punto esperienza da poter utilizzare. Io direi di andare in combattimento, anche perché è l'unica cosa che possiamo fare. Aumento dei danni agli agenti. Dati. Yes. Assolutamente sì. Sì, 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 è meglio fare un po' più di danno perché al momento ci fanno i sedili nostri. Scusi, Lei non ha visto niente. Ah, non posso? Vabbè. Allora, altre missioni. Dov'è che possiamo andare? C'è. Ma io ancora non mi posso spostare automaticamente qui. Parla con noi al rifugio. Viaggio accelerato, invece sì. Perfetto, utilizziamo il viaggio accelerato così facciamo una cosa più veloce.
Parliamo con Noah, vediamo se ha qualche altra missioncina da farci fare. Vabbè, per quanto riguarda quelle secondarie, sono compiti di consegna come abbiamo visto, quindi propenderei ad andare a bomba con le missioni principali, anche se le secondarie magari ci danno qualche punticino in più da utilizzare per sbloccare un po' di attrezzatura e quant'altro, però ce lo evitiamo per il momento, Tutto questo è colpa tua, sei stata tu a cominciare. Metti da parte il tuo ego, Noah! Ma di che parli? E comunque te la sei cavata bene con il bubble. È così che cerchi il consenso dei dipendenti? Ascolta, sei sempre stata una psicopatica. Allora ascoltami tu. La tua opinione, Noah, potrebbe anche interessarmi se ogni tanto ti schierassi. Avvertiti quando torni te. Sempre che Kruger non ti prenda prima, si intende? Faith, sei cresciuta. Sei appena uscita di prigione e già stai facendo danni. I tuoi genitori sarebbero fieri. Parlavano dell'Elysium, di qualcosa che hai rubato lì. Chi era? Rebecca Tain. Il capo di Novembre Nero. Conosceva i miei. Già, eravamo tutti insieme prima che... Comunque, Rebecca è di un'altra stoffa. Crede di cambiare il mondo facendolo esplodere. Faith, voleva lei il lettore Omnistat. E il progetto. E perché non darglielo? Perché a suo modo è pericolosa quanto Gabriel Kruger. La riflessione conta più di quanto il conglomerato ammetterà mai. E Rebecca deve starne alla larga. Bene, perché lo offrirò a Dugan. Come ti ho insegnato. Mai schierarsi. Invece io mi schiero. Dalla nostra. A presto. Faith. Cosa? Vabbè, lascia stare. Ci vediamo. Indicato il bombardamento del centro commerciale Babel. Vi assicuro personalmente che la Kruger Tech... Vediamo, aspettate, dov'è che ci fa andare? Ci fa fare tutto questo giro per incontrare Dogen. La gastrofusione. Tutto sto giro dobbiamo fare qua, non ci possiamo buttare nel vuoto per arrivarci. No, evidentemente no. Va bene. Aspetta, dobbiamo andare qui. Occhio al divano. Attenzione alle tibie. Di qua, di là. Ok. Allora. Non posso bloccare. No, no, evidentemente dobbiamo uscire da quest'altro lato, sì. Io pensavo di poter uscire dal ventolino, invece no. Già che ci sono. Sti chip. Abbiamo un po'. Conoscendo Dugan, credo che dovresti accordarti con lui prima di portargli il progetto. Nel frattempo poterlo plastic. Potrei creare una copia, sai? Vela. No, l'unicità è essenziale. Se Dugan sospetta l'esistenza di un'altra copia, per lui non varrà più nulla. No, no, butti. Per quel che vale. Tanto i dati sono contrassegnati. Nemmeno io riuscirò a destra. Perfetto. Andiamo giusti, sì. Quanta leggiadria ci muoviamo. Questo prima di spezzarci tibia e perone da qualche parte, ma... aspetta, aspetta. Scale. Ok. Probabilmente ci potevamo spostare... No, dobbiamo controllare se abbiamo sbloccato qualche altra casupola. Magari nelle vicinanze dell'altra zona. Vabbè, ormai abbiamo fatto un bel po' di strada. Però... strada. Aspetta. No, allora, sta cosa delle vetrate però non mi sconfinfera. Anche se qui sotto c'era... c'era uno di quei nodi gialli da raccattare. Prepotenza. Aspetta. Mi devo arrampicare da qualche parte o posso proseguire lì? Posso proseguire lì, ok. No, è utile, ragazzi, comunque il questa scia rossa, perché altrimenti sarebbe improponibile. Troppo... aia. Troppo una caciara. Anche perché non è che abbiamo la mappa sotto mano. Poi ce la evitiamo.
Occhio di nuovo, vetrate, ponte. Buona. Urbona. Acquetta. E lancio di prepotenza con carriola. E vomitata. Allegata. Posso... aspettate, eh. E là? Ne approfittiamo, abbiate pazienza. Ci stiamo. Proviamo. Senza spezzarci rotule e nient'altro. Vai. Non serve. Falla entrare. Faith. Mi onori addirittura di una visita. Scusa, dovevo venire prima. Lungi da me rimproverarti, anche perché non mi devi niente. A proposito, penso di poter saldare il mio debito. Comaniere, non ti vedo da 2 anni e inizi già a parlare di debiti. Vieni. Le macchine creano cibo perfetto, ma la perfezione è noiosa. È l'imperfezione a rendere qualcosa davvero unico. Così a volte mi piace aggiungere un tocco umano. Una piccola imperfezione. Ce l'hai ancora? Pensavo... Che me ne sarei liberato? L'ho quasi fatto. Mi hai fatto infuriare, Si potrebbe pensare che è la tua specialità, visto quanto hai tormentato il signor Kruger di recente. Vuole sangue di Runner. Devi avergli rubato qualcosa di molto prezioso. Il progetto della riflessione. Eh? Ce l'hai con te? Non adesso, ma... Quindi parleremo del debito quando l'avrai. Intanto... ci serve una dimostrazione di buona fede, se permetti. Alla Nancy sono indietro con i pagamenti. Un piccolo tocco umano li metterà in riga. Ok, ho capito. Che cosa ti serve? Vai all'Emporio a Nancy. Ti aggiornerò strada facendo. Faith, per salire in alto ti servono gli attrezzi giusti. Ti ho lasciato qualcosa nel ripostiglio. E sarebbe? LB nella zona... ok, si può attivare mentre corri, salti... ok, quindi è il più che altro... quello di prima, solo che prima andavamo solo di salto, adesso ci fa anche arrampicare verso l'alto. Va bene, va bene. Sempre il rampinozzo. Potrebbe aiutarti ad arrivare in cima alla Nancy. O a cadere e farci tanto male proprio. Presumo di dover andare qui. Non ci sono indicazioni, ma... ho in mente qualcos'altro per la Nancy. Ti spiegherò quando sarai alla torre. Aspetta un pochino perché... ok, vado alla torre, ma eventualmente se riesco a raccattare un po' di ste robette... occhio alle... buche. Là. Ahia. A volte mi faccio male solo vedendo queste cose. Se cenassimo dopo aver concluso la nostra transazione? Anche no. Una cena. Preparerò qualcosa di speciale. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Come stanno in questo periodo? Continuerà a tirare avanti come un bravo dipendente. Dogen, questo è un canale condiviso. No, aspetta, poi non posso risalire. Quindi le stai affidando un'altra delle tue piccole commissioni? Vabbè. Mi mostrerà alla Nancy cosa succede a non pagare i propri debiti. Un incarico adeguato. Sono sicuro di questa cosa, sì. Davvero ironico. E l'oggetto che abbiamo per te dovrebbe essere più che sufficiente. Indagherò sul valore potenziale della tua proposta. Ma andiamo con ordine. Ricorda, Faith, Dogen pensa anzitutto a se stesso. Ah, così mi ferisci, no? E non è neanche vero. Siamo... dove cazzo va?
Non lo so, ha tentato il suicidio secondo me, perché non... Probabilmente c'era da attaccarsi a qualcosa, non vi dico a cosa si è attaccata lei al momento. E... che cazzo. A volte sembra avere dei seri... Aia, aia. Probabilmente dovevamo andare a quello su, ma non ci arrivava proprio fisicamente, quindi... Datemi un'altra strada. Occhio. Senta un po', c'è un'alternativa, sì. Dovremmo mangiare vitello, Fate. Tagliala questa. L'hai mai assaggiato? La gran parte dei membri della casta media ha vissuto senza mai assaggiare carne vera. O sei forse vegetariana? No, che no. Oppure mangeremo anatra. In questi giorni mi arriverà una spedizione da Cascadia Prime. Pensa tu. No, Aia. Tu non sei invitato. Preferirei cenare con Gabriel Kruger. Aspetta. Se abbiamo un attimo toppato l'ingresso. Ammetto che la riflessione mi intriga. Le famiglie spendono e spandono per promuoverla. Eppure nessuno vuole spiegare di che si tratta. Non vuoi diventare la rete, Token? Preferisco accedere alla rete a modo mio, ma... I dipendenti sono già connessi. Mi chiedo cosa aggiungerà alla riflessione. Allora, stando attenti alle cose che possiamo raccattare, perché come detto, se ci capitano sotto mano ci fermiamo questi 2 secondi per raccattarlo. Quello non lo so, Forse no. Vabbè, proseguiamo. No, perché poi rischiamo magari di saltare qualche parte che poi non sarà più raggiungibile, quindi fino a un certo punto, ok, poi. Non esageriamo, e là. Guarda i capriole, così. Ah, aspetta, abbiamo toppato. LB, RB, LB. Sì, l'avevamo quasi fatto. Ah, ok, ok. Beh, cazzo. Finalmente affrontato Token, lo zar del crimine di Glass. Ok, mentre... Quelle altre informazioni accettiamo. Ci sono quasi, Token. Da quello che ci ha detto prima. Eccellente. Arriva in cima, attacca l'assorbitore armonico e siamo a posto. Per ora. L'assorbi cosa? Un contrappeso gigantesco che protegge l'edificio da terremoti e uragani, ma non da me. Sarà il nostro strumento di distruzione. La Nancy se lo merita davvero. Anche qui dobbiamo fare... La Nancy non è esattamente un ente di beneficenza. Ogni giorno membri della casta bassa muoiono nelle fabbriche delle zone grigie per produrre stuzzicadenti e pannolini per la casta media in città. Fallo per loro, se non per me. Aia. No, presumo che questi vogliano beccare noi, quindi qua stessa cosa. Sì. Come possiamo salire? Qua ce la dobbiamo trovare noi la strada, quindi Ocio. Qui non so se possiamo sfruttare questa cosa. Credo di sì, se saltiamo magari in modo più meno imbarazzante sarebbe. Oh, cazzo. Non lo so. Proviamo a prendere. Aspetta. Stavo cercando di fare cose meno sportiveggianti. Bella. Mazza, è cacciara ancora. Non posso saltare così, ma evitiamo. Qui presumo che sia. Aia. No, allora l'idea era giusta. È la. Ah, vabbè, potevamo fare anche così. Pala di faccia proprio. I danni abbiamo fatto, scusi, eh. Ve lo rimetterà eventualmente lei a posto. Ho
Eppala. E qua ci fanno il culo, secondo me. Ah, finalmente possiamo usare sto coso, perché sennò che c'è da fare. Allora, allora. Ci arriva, sì. L'altro lato. Ora. Forse qua riusciamo a... Perfetto. Sì, è abbastanza garbugliata come situazione, però pian piano stiamo salendo e questo ci fa piacere, normalmente piacere. Se poi riusciamo anche a... Ah, posso attivarla? Quindi io lo stavo facendo alla cieca. Mi sa che ci siamo buggati e incastrati qui dentro, ok. Pela. Immagino che quell'aggeggio, l'assorbitore, causerà danni gravi. Immagini bene. Chi ne sarà dei dipendenti che si trovano qui? Proprio come pensavo. Li faccio uscire, Dogen. Basterà l'allarme antincendio. Comunque, se glielo chiederai gentilmente, se ne andranno senza fiatare. Ma sì, sempre di gentilezza. Oppala. Sta andando un po' troppo sportiveggiante. Qua forse ci dobbiamo agganciare e... Aia. E fare questo che abbiamo fatto. Trova e aziona l'allarme antincendio. Yes. Che è qui dietro a quanto pare, ma noi non ci arriviamo da qui. Probabilmente da qui. Si spera, a meno che non stiamo facendo dei... No, però c'è l'indicatore che ci sta dicendo che stiamo andando giusti. Perfetto. Bene così. Noi presumibilmente ci buttiamo qua. Piuttosto altini qui, quindi occhio che se cadiamo. Non ti costringe. Il progetto è un pagamento più che sufficiente. C'è un bel po'. Il progetto andiamo. Non vale un bel niente finché primo non lo prendo e secondo non lo vendo. A posto così, Noah. Mi sto divertendo e i dipendenti hanno già lasciato l'edificio. Dogen, se le succede qualcosa diventerai una furia, ne sono certo. Abbiamo già fatto questo discorso. Occhio, piano, piano, piano. No, non che picciolo. 2 anni fa era venuto qui dopo la tua cattura. Era stato molto convincente. Però non l'ha detto. Se cadiamo facciamo un bel po'. I runner si proteggono tra loro. Palla. Beh, onestamente questa scalata mi sta... Ora non vorrei tirarmela da solo. Mi sta piacendo più delle altre fino sono ad ora in cima. Dov'è quell'arnese, l'assorbitore? Vediamo da questo. Potresti averlo proprio di fronte. Quello? Perché non mi hai detto che è un pendolo gigantesco? Perché gli oggetti vanno chiamati col loro nome. Adesso lo devi smuovere. Ci sono 3 agganci di supporto che bisogna disattivare. E partiamo subito con il primo. Ecco, ora ci faranno il prossimo. Aspetta, dove stiamo andando? Giusti, sì. Sì, almeno non perdiamo velocità. E là. Ma che devo arrivare qua? Aspettate.
giriamoci e cerchiamo di capire. Ah no, aspetta, ho sbagliato. No, cazzo. No, l'avevo fatto giusto, pensavo di essere ancora sullo stesso piano, invece no. Aspettate, aspettate là. Perfetto. Vai sul pendolo. Aia. Sempre qua? Sì. Oh, aspetta. Ecco. Già ci stavamo buttando la parte sbagliata. Ce li hanno effettivamente un pendolo all'interno per stabilizzarlo. Cazzo. No, scendi non così però. Siamo scesi un po' troppo di prepotenza. Certo, paracadute sarebbe stato molto più semplice. Ce lo dava prima lo zainetto. Sarebbe stato anche figo, onestamente. No? Vabbè, noi scendiamo così anche senza paracadute, quindi figurarsi se l'altezza ci ferma. È il botto finale che ci ferma. Dove cazzo sto? Ah, ce ne sono qua. Ok. No, scendi cazzo. Qua? Aia. Ascensore, ascensore, vai. Si trova in queste condizioni, ma va bene. Qui spero di sì. No, più alto, cazzo. Avet, ma che cazzo è? Dai un po'. Dai cazzo. Va là. Gli manca un po' di forza in alcuni frangenti, un po' di carboidrati e proteine. Progetto ti farò sapere. Okay. Poi forse potremo anche discutere di quel disegno che ti interessava. Va bene, Fede, bene fatto. Icarus è scomparso e non riesco a trovarlo sul pulsar. Ed è un problema mio. Devo proprio spiegartelo. No, scusa. Bene, ti mando la sua ultima posizione nota. Vedi cosa riesci a trovare. Senza spezzarci tibie così a gratis. Comunque ragazzi, a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Mirror's Edge. È stata una bella scalata. Certo, abbiamo avuto più difficoltà nella discesa che nella salita. Comunque sta di fatto che la missione benefattrice è fatta. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Come sempre commentate, fatemi sapere la vostra. Seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. E al prossimo episodio. Un saluto a tutti da quel tale Ale.